appunto lo Stato sovrano doveva essere superato dal capitalismo. L'Unione Europea è servita esattamente a questo, lo dico molto rapidamente. Non è un caso che l'Unione Europea come progetto nasce a Maastricht nel 92, cioè esattamente all'indomani della ingloriosa fine dei regimi sovietici, passa per Lisbona nel 2007 e si realizza oggi nell'odierna realtà dell'Unione Europea, in cui, guarda caso, c'è solo l'euro come tratto unificante di un'Europa in cui manca la politica, no? Perché appunto bisognava uccidere la politica, non è un caso che manchi la politica oggi. L'Europa serve esattamente a neutralizzare il politicum e a lasciare solo l'economicum, ecco, avrebbe detto Carl Schmitt. E questo, infatti, non c'è una realtà politica, c'è l'economia che diventa continuazione della politica e la sostituisce. Decide l'economia tutto, eh? E il capitalismo pienamente realizzato questo. Mi sembra una cosa piuttosto evidente. Poi naturalmente vi sono sempre le anime belle che dicono che l'euro è una moneta indifferente, può essere usata bene o male, rimuovendo il fatto che, non mi stancherò mai di ricordare, anche nel libro ho dedicato pagine e pagine a questo tema, ma a nulla vale un discorso quando il mainstream mediatico dice il messaggio opposto e lo ripete mille volte. Comunque, io lo dico anche in questo caso, l'euro non è una moneta neutra, l'euro è una moneta sovranazionale e privata, una nazione piuttosto che dall'altra, ed è privata per il fatto che non appartiene a uno Stato, ma appartiene alle banche direttamente, ragion per cui gli Stati, quando lo utilizzano, lo chiedono in prestito alla Banca Centrale Europea e quindi si indebitano. Quindi c'è un rovesciamento della situazione moderna che si era aperta con il Leviatano di Hobbes, lo Stato che sta soprattutto è assoluto, Deus mortalis, ha come obiettivo il garantimento della sicurezza degli individui e non può mai essere messo in crisi. Oggi invece lo Stato può a tal punto indebitarsi da essere messo in crisi e da venir meno nelle sue stesse strutture. Questa è la, il rovesciamento del dispositivo della modernità, per cui l'Unione Europea dal mio punto di vista è effettivamente il compimento di questo capitalismo assoluto. Io la chiamo, con la sintassi dei Quaderni del carcere di Gramsci, una rivoluzione passiva, proprio come il Risorgimento o come il fascismo, cioè rivoluzioni che sono state gestite dai dominanti contro i dominati, che hanno avuto come proprio obiettivo il rinsaldarsi del potere stesso, diceva Gramsci, e non certo il trapasso a forme di emancipazione e di riconoscimento dei diritti sociali. Appunto, l'Unione Europea è servita al potere a rinsaldare il proprio dominio. Per cui questo è lo scenario in cui siamo. 68-89 Unione Europea è un trionfo del capitale dietro l'altro. Questo non vuol dire, ripeto, negare il futuro, vuol dire semplicemente acquistare coscienza di reali rapporti di forza per poterli combattere.